Io penso che in questi 3 anni sicuramente non siamo riusciti a vincere sul campo, però abbiamo fatto tante piccole vittorie, abbiamo raggiunto tanti piccoli traguardi e secondo me nell'organizzazione di un'azienda, nella crescita di un'azienda, perché ad oggi è un'azienda a tutti gli effetti, quindi io penso che sono stati fatti degli step importanti che hanno avuto una crescita graduale, come è giusto che sia. Io non ho mai fatto calcio, quindi voglio imparare, sto cercando di sbagliare il meno possibile. Abbiamo secondo me uno staff di primo ordine, ma abbiamo uno staff dirigenziale di primo ordine, abbiamo rettificato alcune cose che andavano rettificate. Per me Giulianova non esiste categoria. Non esiste categoria, cercavo un progetto ambizioso e quello di Giulianova è un progetto ambizioso con persone serie. Anche se venivo dalla Serie C mi sono buttato anima e corpo con le sue sensazioni, no? Sulla vita si va da sensazioni a pelle. A me, parlando col direttore, col press, la sensazione è stata quella di un progetto ambizioso e Giulianova non esiste categoria. Ma un pensiero è, prima di tutto dobbiamo diventare un grande gruppo, poi una squadra e poi si diventa vincenti. Questo è il motto mio e il pensiero mio e non mi faccio sporcare da nessuno perché passerò sopra tutti per il bene del Giulianova. Sandro Federico, si comincia, ma io partirei da questo ripescaggio, no? Aspettiamo ufficialità. Ufficialità, ma insomma siamo fiduciosi e questa città, questi tifosi meritano anche questa soddisfazione. Ci abbiamo sempre sperato e adesso attendiamo, ma siamo davvero contenti. Assolutamente, ho trovato una società ben organizzata, magari migliorabile o adeguabile alle categorie superiori, anche alle necessità che vengono imposte e richieste anche dalla Lega, ad esempio per lo stadio, e poi anche e soprattutto quello che dobbiamo cercare di fare è migliorare il settore giovanile, spingerci ad avere degli istruttori, un'organizzazione, un'osservazione di tutto ciò che c'è qui intorno, maggiore, perché come diceva giustamente quel signore, l'Abruzzo è foriero di elementi. Di giovani, sì, interessanti. E bisogna offrire anche un servizio e contemporaneamente cercare di arrivare a creare i giocatori.